Bene, siamo qui a Roma, è appena terminato il convegno sui docenti in Europa. Cristina Costarelli, ANP Lazio. Sì, abbiamo oggi svolto questo importante convegno, abbiamo parlato della figura dei docenti in diversi sistemi europei ed è venuta fuori una considerazione importante che in tutti i sistemi europei esiste un sistema di valutazione dei docenti. In particolare, ecco, è rimasto impresso quello della Francia, nel quale all'inizio della carriera ogni anno c'è un momento di valutazione dei docenti che poi si dirada andando avanti, proseguendo con la carriera. Gli aspetti da rilevare sono poi che alla valutazione è legata anche la retribuzione, e questo è un aspetto che dovremmo riportare nel nostro sistema scolastico, da non considerare soltanto in termini di giudizio del docente, ma soprattutto in termini di miglioramento, perché poi la valutazione ha anche questo aspetto, e soprattutto di garanzia del livello professionale per il bene degli studenti. Quindi quello che è emerso è che ci sono paesi come la Francia dove la valutazione è annuale, individuale per ogni docente, e la valutazione poi incide anche sulla retribuzione. Sì, esatto, proprio questo è emerso, ed è un sistema che a nostra convinzione sarebbe da riportare anche nel nostro impianto italiano. Significa poi valorizzare i docenti, significa prevedere per loro una carriera e riconoscere il valore di ciascuno di loro, quindi riconoscere anche il merito e la qualità. Una valutazione che viene portata avanti da figure ispettive, quindi ispettori, che però in Italia sono pochissimi. Sì, esatto, questo è un aspetto sicuramente da considerare, però appunto se si intende portare avanti e realizzare questo sistema si può lavorare. Tra l'altro sono decenni che si aspetta un concorso ispettivo e magari potrebbe essere l'occasione, ma quindi non dovrebbe essere il dirigente scolastico dell'istituto a dare una valutazione diretta dell'operato dell'insegnante, ma un dirigente super partes? Direi che non dovrebbe essere da solo e dovrebbe appartenere al gruppo che valuta il docente, perché il dirigente conosce alcuni aspetti che nessun altro può conoscere, e chiaramente serve anche una valutazione da parte di un occhio terzo, quindi l'ideale sarebbe un nucleo di valutazione per svolgere questo percorso. E valutazione significa anche entrare in classe a vedere come il docente insegna? Certamente, certamente. Lo facciamo tra l'altro per i neoimmessi, proprio perché è un'indicazione di legge, ma è una cosa che dovrebbe essere consentita. Perché no? Se il docente lavora adeguatamente, qual è il problema? Certo, altri aspetti che sono emersi per giudicare un insegnante sono ad esempio i numeri, i giorni di assenza durante l'anno, il grado di cooperazione, quindi anche i progetti extra lavorativi, mi sembra insomma, che quindi non è soltanto una valutazione dell'operato in classe della didattica, o no? Certo, certo, è fondamentale. Io qualche giorno fa ero proprio nell'avvio dei neoimmessi all'assemblea iniziale, alla plenaria iniziale, ed è una cosa che ho proprio sottolineato con loro. Il docente non è una monade nella scuola, il docente è dentro un sistema scuola, un sistema istruzione, e quindi deve spendersi e deve essere valutato anche per questi aspetti. Bene, ringraziamo Cristina Costarelli per averci fornito questa chiosa finale di questo importante evento svolto a Roma in collaborazione con Laboratorio Apprendimento. Grazie a tutti. Grazie.